Una tappa importante e molto attesa su un tracciato che ha fatto la storia del motociclismo, consacrando grandi campioni che da sempre è teatro di epiche sfide ad ogni appuntamento. È quella del weekend del 7 e 8 luglio presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il Bridgestone Champion Challenge infatti passa nell'autodromo romagnolo con tutto il circus della Coppa Italia FMI in occasione della quarta prova della stagione. Sebbene le prove siano iniziate il venerdì, ad aprire il paddock con colore e musica ci hanno pensato le simpatiche Girls Superbike, chiamate dall'organizzatore Luca Raggi della Ideal Eventi, per lo spettacolo di Bike Wash, che faceva da cornice alla premiazione della Pole Position. Divertente spettacolo per tutto il paddock, prima di dare il via alla parte più importante del weekend, la gara della domenica. In griglia della classe 600 pole per Mauro Carzaniga Honda, l'unico sotto i due minuti netti. Secondo Emanuele Cassani su Yamaha e a chiudere la prima fila è Giorgio Besana Honda. In seconda fila Alessio Toffanin è motorizzato ancora a Yamaha, quinto è Emiliano Cammonci e sesto è Antonio Logonigro, prima Suzuki in griglia. Terza fila per Cima su Yamaha, Biscotti e Ferro su Kawasaki. Al via della categoria la gara da pochi spunti, con Carzaniga che dalla pole va in testa e ci rimane fin sotto la bandiera a scacchi. Gara esemplare per lui, costante nella resa esattamente come quella di Toffanin, che in solitaria dal secondo posto in griglia si piazza secondo. Un po' di lotta si vede per il gradino più basso del podio, con Cassani e Besana che tra il secondo e il quarto giro si scambiano di posizione. Poi Cassani se ne va ad agguantare il podio finendo terzo e Besana subisce il ritorno di Cammonci, che lo passa all'ultimo giro chiudendo quarto. Solo nelle retrovie si vede qualche scambio di posizione tra Mori, Cima, Ferro, Biscotti e Desiderioscioli, che va a chiudere la top 10 odierna. È andata bene, siamo contenti perché abbiamo fatto una bella gara, siamo riusciti a stare davanti tutta la gara, giro veloce, pole position, direi proprio un weekend perfetto. Volevo ringraziare Rosario, il mio meccanico, mio papà, perché ieri abbiamo rotto il motore primo turno di qualifiche e diciamo che ci è andati parecchio da fare per riuscire a tirare insieme la moto, però ne valsa la pena. Tanto il caldo, poi per me è pista nuova, quindi non la conoscevo. Purtroppo venerdì ha piovuto, abbiamo fatto un turno solo, quindi ho cominciato a capire un po' la pista verso il secondo turno di qualifiche. Oggi ho cercato di partire bene dalla quarta piazza e fare un passo che mi permettesse di finire la gara, visto il gran caldo e merito a Carzaniga che è arrivato davanti. Altra musica per la classe 100, dove tanto per cominciare a prendere la pole è la wildcard Andrea Poggi su Honda. In seconda posizione Fabio Gentile su KTM e terzo a chiudere la prima fila è Raffaele Rubino su Kawasaki. In quarta posizione Cordara apre la seconda fila, quinto è Pelonara su BMW e sesto su Honda è Marchesi. In terza fila Fontanesi su Honda è settimo, ottavo è Albanese su Aprilia e nono Boccadoro su BMW. Si spegne il semaforo rosso e il poleman è lento a scattare, così per i primi giri a condurre è Gentile, fino a quando il pilota di casa Poggi con 4 sorpassi in 4 giri non prende la testa della corsa e si invola indisturbato verso la vittoria, dettando tempi e ritmo in una gara da incorniciare. Secondo è dunque Gentile, non dopo aver sudato contro Rubino, il quale vende cara la pelle prima di capitolare quarto, perdendo terreno anche nei confronti di Cordara, che conquista il gradino basso del podio. Male Marchesi, che dopo aver occupato la seconda piazza nei primi giri scivola in quinta posizione, che rimane un risultato di tutto prestigio.
Sesto è invece Albanese che viaggia in solitaria. Settimo Rosadi, ottavo Pastorino, nono Savini e decimo Rossi. Partenza sì, diciamo che usando un'altra moto non conoscevo bene la frizione e quindi mi ha strappato un po', però insomma sono riuscito a partire lì coi primi. Ho cercato di controllare un attimo all'inizio, poi al quarto giro mi sembra ho deciso di andare via, di spingere un po' di più, ci sono riuscito e ho vinto questa gara bene. Diciamo la gara di casa, infatti qui nella Bridgestone facevo wild card, anzi che ringrazio Luca che mi ha dato la disponibilità di farla. E niente, sì, la gara di casa ci tenevo a farla, adesso abbiamo vinto ancora meglio. Ma il trofeo sicuramente è uno dei più belli a livello di trofei monogomma, lo certifica il fatto che è sempre pieno, quindi ci sono sempre griglie piene, questo è un buon segno in questi tempi. Il fatto di venire a Imola, gliel'ho detto anche a Luca, secondo me è un punto a favore perché è una pista dove tutti vogliono venire, anche se poi quando vengono forse si pentono perché la pista è veramente difficile. E oggi la gara è stata veramente dura, faceva molto caldo, io ero a posto con la moto ma avevo un po' di problemi in accelerazione perché col bicilindrico rispetto ai quattro cilindri fai un po' fatica sulle salite. Avevo preso un po' di distacco, gli ultimi giri veramente ho dato l'anima, sono riuscito ad andarli a riprendere da quinto, quarto, terzo, una bella progressione. Devo fare i complimenti a Luca perché è un trofeo amatoriale ma il livello è alto perché i tempi lo certificano. Beh, una bella gara, tanto caldo, le gomme hanno funzionato bene, è stata una bella gara combattuta con Pelonara, con Giannuzzi, con Chirone. Tutto a posto, è andato prima under 30, il trofeo Bridgestone offre tante opportunità per noi ragazzi più giovani. Si chiude così la quarta prova di stagione con il resoconto di Luca Raggi, promoter del trofeo, e con il plauso agli pneumatici Bridgestone Battlax R10 che hanno permesso il raggiungimento di importanti performance, nonostante le condizioni meteo proibitive per il caldo torrido. È troppo caldo, però fortunatamente abbiamo avuto delle gare mattutine la domenica che ci hanno permesso di realizzare anche dei buoni tempi. Diciamo che questi tre giorni sono stati formidabili, le griglie sono state piene per il trofeo Bridgestone sia nella categoria 600 che nella categoria 1000. Abbiamo avuto come ospite insomma un responsabile Bridgestone Motorsport che ha analizzato praticamente tutti i pneumatici Battlax R10 e analizzando il responso dei pneumatici a queste sollecitazioni con queste temperature e hanno dato degli ottimi risultati. Infatti sono stati realizzati dei tempi buoni, come parliamo nella 1000 di 1.55 realizzato dalla Wildcard d'eccezione Andrea Poggi. Noi continuiamo sempre su questa linea, divertimento per tutti i piloti nel Village Bridgestone, quindi da cominciare dal venerdì e il sabato con attrazioni anche speciali insomma, per i piloti, per farli divertire, per fargli passare un fine settimana in allegria e naturalmente pieno di competizione. Con l'occasione ringrazierei ecco, naturalmente Bridgestone che ci supporta e tutti i nostri partner tecnici che ci seguono.